Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo al lunedì della settimana santa, questa settimana che è divisa in due grandi tronconi, diciamo così, lunedì, il martedì e il mercoledì santo, dove vedremo la liturgia ci presenta il primo, il secondo e il terzo canto del servo del Signore, tratti dal profeta Isaia. Ce ne sono quattro, il quarto lo sentiremo venerdì durante la celebrazione della passione del Signore e poi giovedì comincia il Sacro Triduo, che è un tutt'uno con il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il culmine con la Veglia Pasquale, che è il cuore di tutto quanto l'anno liturgico. In questi giorni i Vangeli ci narrano gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. Noi sappiamo che l'episodio della risurrezione di Nazaro è avvenuto quasi al termine della vita di Gesù e l'Evangelista San Giovanni ci ricorda che è stato, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è il momento in cui l'odio degli amici di Gesù è arrivato al culmine, perché tirare fuori dal sepolcro un morto di 4 giorni era un segno troppo grande e provocò, come abbiamo sentito, l'adesione a Gesù di molte persone, anche di quelli che erano un pochino scettici, e quindi la rivolta. Però ecco, la cosa importante di questo Vangelo non è tanto questo particolare, ma è il gesto di amore che Maria e di Lazzaro, cioè Maria di Magdala, la grande peccatrice convertita, fece al Signore, l'aveva già fatto in occasione della sua conversione, quando pianse ai piedi di Gesù e li unse di olio profumato, lo rifà poco prima della morte di Gesù, e mentre qualcuno storceva la bocca, proprio chi era meglio che si sarebbe stato zitto, Gesù ha difeso questo gesto. Questo gesto ci ricorda l'importanza degli atti di amore a Gesù. Io spero che nessuno di noi qui sia come molte persone che hanno un rapporto con Dio molto distante, anche con Gesù molto molto distante, molto molto normale, non è un rapporto personale, intimo. Gesù è contento se noi gli facciamo una delicatezza, capite? Che possiamo farla, non so, in chiesa, in privato, possiamo fare un atto di amore, anche una cosa molto molto semplice. Mi ricordo, c'era un sacerdote che ho conosciuto negli anni passati, che quando passava davanti alla cappella della parrocchia, confessione, diceva: ciao Gesù, ti amo tanto, basta. A noi ci sembra una cosa da nulla, ecco, però è una cosa che è molto gradita al Signore, perché il Signore ci ha amato veramente tanto, ecco, e ci ama veramente tanto, ed è molto assetato dell'amore di noi creature, dell'amore di ricambio, no? In questi giorni dobbiamo pensare non soltanto a quanto Gesù ha sofferto per noi, ma soprattutto all'amore con cui ha sofferto per noi, e quindi quanto noi siamo capaci di soffrire un po' per Lui e quanto siamo capaci di ricambiare il Suo amore. La prima lettura che abbiamo ascoltato, che è il primo canto del Servo del Signore, ci ricorda una cosa molto bella, ecco, fa proprio vedere lo stile di Gesù, no? Il mio servo che io sostengo, il mio letto di cui mi compiaccio, cosa fa? Non griderà né alzerà il tono. Gesù non gridava, e non alzava il tono della voce, era sempre un modo di parlare pacato, mite, calmo, e mai ad alti decibel. Ecco, noi che siamo discepoli di Gesù, dobbiamo imparare a parlare come parlava Gesù, sempre. Quindi non lo so se qualcuno di noi si arrabbia, ogni tanto alza un pochino la voce, queste sono cose che non vanno bene, perché Gesù non le ha fatte, non le faceva, non sono certamente espressioni di stile soprannaturale, no? Poi un'altra cosa: non grida, non alza il tono, non fa udire in piazza la sua voce. Ecco, questo lo devono sentire tutti quelli che oggi si fanno gli spapalazzamenti in giro. Voi sapete che oltre ai telegiornali, oggi, quelli un pochino più giovani, ci stanno tutti quanti i rumori dei social network. Appena uno sa una cosa, puff, Facebook, Twitter, e dopo tutto lo sa mezzo mondo. È una cosa brutta questa qui, perché questi strumenti per certi aspetti sono positivi e sono belli quando si usano per il bene, per altri aspetti diventano insopportabili. Si perde anche quel minimo sia di riservatezza personale, cioè di non andare a mettere a fare i propri in piazza, ma sia anche di rispetto del prossimo. Cioè uno fa una cosa che non va, gli scappa una cosa e tu subito ti saluta il mondo. Ma questo non c'ha niente di soprannaturale. Io li uso tanto, i mezzi di comunicazione, chi mi conosce lo sa, ma ho sempre disapprovato queste cose, sempre quest'uso brutto, non evangelico. Gesù non faceva udire in piazza la sua voce, non andava a sbandierare in giro, parlava, certamente faceva le prediche alle persone, ma con uno stile sempre bello, ecco, non un pacchiano, brutto, grossolano, no?
un'altra cosa ancora che faceva Gesù: non spezzerà una canna inclinata e non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Questa è un'immagine bellissima. Quindi quando Gesù vede un peccatore, una persona che è debole, non gli dà una botta che gli comincia ad ammazzare, ma cerca sempre di aiutarlo, di salvarlo, di tirarlo fuori dai guai. Anche questo è uno stile che noi dobbiamo avere con il nostro prossimo, no? Se qualcuno sbaglia, non serve riempirlo, cioè, tanto già lo sai che sbaglia, aiutalo, non giudicarlo, non condannarlo, non metterci il carico da nuovo, ah, disgraziato, hai sbagliato. Che serve una cosa del genere? Serve soltanto a farlo ancora peggio. Aiutalo, cerca di incoraggiare, cioè, beh, sbagliato, vabbè, la prossima volta andrà meglio, ci pensa più. Avanti, la prossima volta vedrai che il Signore ti perdona e le cose vanno meglio. Quindi questo stile che noi dobbiamo avere, a prescindere su che è propositivo, che è bello anche nei confronti del prossimo, no? Ecco, poi un'altra cosa, tutto questo è vero, ma Gesù ha proclamato il diritto con fermezza. E non è venuto meno, non si è battuto. Quindi Gesù è stato sempre fedele alla verità, la diceva con voce pacata, la diceva senza strillarla, la diceva senza sbatterla in faccia alle persone, ma l'ha sempre detta, perché la verità va sempre detta. E va detto con costanza e con perseveranza, non verrà meno, non si batterà, anche quando per la nostra fedeltà alla volontà di Dio, al Vangelo, qualcuno storce la bocca, qualcuno ci giudica, qualcuno ci contrasta, qualcuno ci combatte, qualcuno ci perseguita. Ecco, se noi stiamo agendo in coscienza retta davanti a Dio e servendo la verità, andiamo avanti come è andato avanti Gesù senza nessun problema. E se la fine di questo è morire in croce come Gesù, andremo in croce come Gesù e senza nessun problema, sempre con lo stile vissuto dal Signore. Ecco, questo è un primo flash, ecco, su quella che è stata l'opera terrena del Figlio di Dio, e incentrata sul suo stile soprannaturale, bello, divino, ecco, tutto pieno di amore e di misericordia, da cui sempre dobbiamo prendere esempio e cercare di uniformare quanto riusciamo, quanto possiamo, le nostre vite. Bene, finiamo con i passi di questa santa settimana di intercessione di Maria Santissima, perché ci prenda per mano e ci aiuti, ecco, a ricambiare con tanto amore Gesù, a meditare molto, ecco, sullo stile che ha avuto Lui, perché possa diventare sempre più e sempre meglio carne della nostra vita, che le persone vedendoci possano riconoscere, prima ancora che noi parliamo, con tutta la nostra persona, questo è uno o è una che ci prova, ecco, a imitare e a seguire le orme insanguinate di sangue, certamente, ma orme segnate da un amore infinito del nostro unico Dio e Signore Gesù Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria.